Sì, sì, c'era Simone e Daniele, tutte due. Ah, giusto, Daniele pure. Sì, 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 ma ho parlato dall'altro del Desi. Con Roberto Piola? No, ma in realtà, adesso, secondo me, è marginale. Poi c'è gente che pensa che sta cercando di sicuramente la presa di posto, ma non è che siamo in necessi da te. No, se non la presenta la quantità, buon pomeriggio a tutti. Benvenuti a questa tavola rotonda, ecosistemi di dati e servizi, la strategia italiana ed europea. È un tema a cui teniamo moltissimo, non solo per l'Istituto, ma per il Paese. E comincerei un po' su che cos'è un ecosistema. E cito letteralmente cosa dice Treccani, un insieme di organismi viventi in una determinata area di studio e delle interazioni tra questi e i fattori fisici dell'ambiente. E questo termine fu introdotto per la prima volta nel 1935 da Arthur Tansley. Quindi è un sistema aperto ma autosufficiente, in cui materia e energia vengono scambiate con l'ambiente circostante, che nella sua evoluzione dinamica comunque rimane in equilibrio. E la ricerca di questo equilibrio porta gli ecosistemi a essere in continuo adattamento e cambiamento. Quindi gli ecosistemi, come anche gli ecosistemi di dati e servizi di cui oggi parliamo, sono ambienti destinati al mutamento, all'evoluzione, all'innovazione. E in questa logica che supera il concetto di rete, no? Che collega i soggetti, per passare nell'ecosistema invece alla integrazione tra i soggetti. E appunto in questa condivisione di dati e servizi che si genera il valore. E quindi per costruire ambienti capaci di produrre e distribuire innovazione e dare impulso a un uso efficiente di questi giacimenti di risorse informative, ecco, occorre un'attività sempre più complessa che richiede nuovi e soprattutto diversi attori. E quindi un po' questo tema che credo che ho stressato anche oggi nell'apertura della conferenza, della integrazione. Integrazione tra fonti, integrazione tra competenze, integrazione a tutto tondo. Prima di iniziare la tavola rotonda presento i nostri ospiti, un caloroso benvenuto a Diego Piacentini che come tutti saprete è commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale a capo del team per la trasformazione digitale. Sapete che sta lavorando da 2 anni pro bono per il governo italiano, dando il proprio aiuto alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Insomma, è la persona che ci dovrebbe aiutare a rendere più moderna la nostra amministrazione, io direi più moderna il nostro paese.
e ci tengo a ringraziarlo pubblicamente per essere qui. Devo dire, siamo molto contenti della grazie a voi. Sua presenza. E devo dire che con Diego è stato facile iniziare una collaborazione, perché abbiamo condiviso immediatamente una stessa idea e quindi stiamo portando avanti diverse iniziative, e questa sarà un'occasione di condividerle e rendere pubbliche. E oggi siamo partner nel progetto di Data e Analytics Framework, che peraltro è stato anche recentemente recepito dal codice dell'amministrazione digitale, che introduce la piattaforma digitale nazionale. E stiamo anche organizzando un evento, questo Hack Data, ne parleremo, in collaborazione con Code Motion e Open Search Network, proprio per promuovere la cultura dei dati e incentivare quindi l'utilizzo dei dati per le decisioni pubbliche. E, ecco, con Diego siamo entrambi sostenitori del scardinamento della logica proprietaria dei dati, e quindi concetti importanti come la interoperabilità, il riuso e, diciamo, lo scambio delle buone pratiche all'interno di un progetto importante. E accogliamo oggi anche Emanuele Baldacci, bentornato tra di noi, è una nostra vecchia conoscenza, è stato capo del Dipartimento dell'Istat fino al 2015 e dopo un periodo come direttore Methodology IT and Corporate Statistical Services a Eurostat, attualmente è invece il direttore dei servizi digitali presso la DG Informatics della Commissione Europea. E peraltro la sua direzione si occupa, tra le altre cose, di questo progetto ISA Square, che appunto ce ne parlerà una volta, lo sviluppo di soluzioni digitali che consentono alle pubbliche amministrazioni, imprese e cittadine di avere vantaggi nella interoperabilità di servizi trasversali. E quindi oggi Emanuele ci porterà un po' il punto di vista europeo di questa idea di fondo che oggi discutiamo. E infine Valerio Fiorespino, in Istat dal 2016, dove ricopre il ruolo di direttore dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica. E Valerio dirige il dipartimento che è un po' il cuore del processo di modernizzazione che stiamo portando avanti in istituto e che peraltro oggi ci è stato riconosciuto anche come un elemento di grande innovazione nel panorama europeo. E d'altra parte nel dipartimento sono incardinate delle funzioni importanti come quella della raccolta dati, metodologie e informatiche. E quindi Valerio ci racconterà il punto di vista dell'istituto rispetto ai progetti e alle attività che stiamo portando avanti in collaborazione anche con partner europei. Bene, io adesso darei la parola ai nostri panelist nell'ordine Fiorespino, Piacentini, Baldacci. Ho preparato 3 domande che pongo a ciascuno di voi. Facciamo quindi, proviamo a fare 3 giri brevi, quindi vi chiederei di stare nei 7 minuti circa ciascuno. E il primo tema che vorrei affrontare è quello delle esperienze e risultati nella costruzione e governance di ecosistemi di dati e servizi. E quindi in particolare a Valerio, il processo che stiamo portando avanti in istituto, come sta modificando l'ecosistema Istat, dove stiamo andando, con quali risultati, e poi capire anche in Europa che sguardo abbiamo da questo punto di vista. E quindi Valerio, la parola a te. Allora, grazie. Diciamo che parlare di esperienze e risultati raggiunti in qualche modo mi porta un po' a, per alcuni versi, ripercorrere alcuni passaggi dell'apertura che stamattina il Presidente ha fatto, nel senso che anche lì c'erano una serie di considerazioni e passaggi su quello che è successo in questi ultimi anni. Cercherò, diciamo, quindi ripeterò un po' alcune cose, ma cercherò di mettere alcuni accenti e portare un po'
po' di esempi, anche per cercare di dare una rappresentazione concreta, no, di quel che sta succedendo, di quel che è successo in quest'ultimo periodo. Allora, sicuramente il dato più rilevante, che costituisce un po' un pilastro anche del processo di modernizzazione dell'Istat, è la costruzione di un'infrastruttura di base, il sistema integrato dei registri, che è un'infrastruttura destinata a cambiare il modo di produrre informazione statistica. Chi lavora all'Istat lo sa bene, e devo dire che mi consente di usare subito la parola, il termine che è il titolo di questo pezzo di conferenza nazionale, che è integrazione, sta scritto lì, perché la parola chiave del sistema integrato dei registri è infatti un sistema integrato, integrazione di fonti, integrazione di fonti amministrative, integrazione di nuove fonti, quindi big data, integrazione di indagini, risultati delle indagini campionarie tradizionali. Dicevo, cambia il modo di fare la statistica. L'indagine tradizionale è un'indagine per lo più fatta ad hoc, magari ripetuta nel tempo in maniera uguale, ma è un'indagine ad hoc su esigenze specifiche, richiede più tempo, maggiori costi, maggior rigidità. Il sistema integrato dei registri ci permette di essere più tempestivi, di avere una ricchezza informativa maggiore, di avere costi inferiori, più flessibilità, migliorare la rilevanza, tutti quegli obiettivi di cui parlava anche stamattina il Presidente. Quello che però io vorrei sottolineare è che il sistema integrato dei registri è un investimento infrastrutturale duraturo nel tempo. Quello che noi stiamo facendo, l'operazione che noi stiamo compiendo in questo lavoro di integrazione che continuerà anche nei prossimi anni, ha un impatto fortissimo sulla statistica, che ci consente di esaminare i fenomeni da più punti di vista e di esaminarli anche nelle loro interconnessioni, e questo dà un valore aggiunto, una ricchezza informativa molto maggiore di quella che noi potevamo avere nel passato. Voglio fare soltanto due esempi su questo, che sono rendono un po' tangibile quello che sto cercando di dire. Uno è quello del lavoro, l'altro è quello dell'istruzione. Noi il lavoro lo possiamo vedere guardando il lavoratore, guardando le persone, così come l'istruzione. Lo possiamo vedere guardando le imprese o guardando il sistema formativo. Attraverso l'integrazione dei dati, delle fonti di dati, l'integrazione dei registri, noi siamo in grado di vedere questi fenomeni nella loro complessità, da più viste contemporaneamente: il lavoro dal punto di vista degli individui e delle imprese, l'istruzione dal punto di vista degli individui, degli enti erogatori, del placement sul mercato del lavoro. E credo però che l'esempio più lampante sia quello del censimento permanente, in particolare dei censimenti permanenti, in particolare il censimento della popolazione e delle abitazioni. Ecco, secondo me lì ci sono due elementi che proprio dimostrano in modo lampante il cambio di paradigma. Da un lato sull'integrazione delle fonti, e dall'altro sulla potenza di questo strumento. La potenza dello strumento è testimoniata dal fatto che è una cosa che noi riusciamo a fare una volta ogni 10 anni, adesso la facciamo tutti gli anni. Quindi noi mettiamo a disposizione del Paese un patrimonio informativo così ricco e così fine come solo il dato censuario può essere, tutti gli anni. Questo grazie a questo lavoro di integrazione. È evidente la potenza di questo strumento, no? Che non può essere messa in relazione con quella degli strumenti di cui ci si avvaleva in precedenza, così come il fatto dell'integrazione dei vari dell'integrazione dei dati e dell'integrazione degli strumenti e delle fonti. Noi utilizzeremo per migliorare l'output del censimento, per migliorare il risultato del censimento e per verificarne la validità, per validarlo dal punto di vista della qualità, di indagini campionarie grosse, importanti, ma che naturalmente non hanno niente a che fare con le 60 milioni di persone, 25 milioni di famiglie che andava a toccare il censimento tradizionale. Quindi un esempio secondo me perfetto di integrazione tra dati amministrativi, quindi integrazione di dati amministrativi e indagini campionari. L'altro aspetto, che però è un altro aspetto relativamente, perché poi le cose, appunto, parlando di integrazione, finiscono per integrarsi tra di loro, è il discorso sulle nuove fonti. Stamattina il direttore generale di Eurostat, Kotseva, raccontava un po' che sono 5 anni che a livello europeo sono stati adottati big data come elemento per la statistica ufficiale.
Beh, il Presidente ricordava come noi abbiamo da gennaio in produzione l'indagine sui prezzi e sull'inflazione, che è un vanto per l'Istituto, perché uno dei temi più importanti, più sentiti, più discussi a livello anche europeo è proprio quello del passaggio dalla pilota alla produzione. Ecco, questo ne è un esempio, e sul piano proprio della statistica ufficiale, nel senso che quella lì è una statistica ufficiale a tutti gli effetti, ma interessantissimi sviluppi ci sono, finalmente cominciano a venire fuori anche sul fronte delle statistiche sperimentali. Le statistiche sperimentali sono una cosa nuova. Ricordava stamattina il Presidente come ci sia adesso una sezione dedicata nel nuovo sito dell'Istat per la pubblicazione delle statistiche sperimentali, che ci danno una potenzialità di sviluppo veramente importante. La nuova statistica sperimentale che stiamo per pubblicare è quella del social mood, quindi un'indicazione potenzialmente, non inizieremo a farlo così quotidianamente, ma un'indicazione giornaliera del sentiment sull'economia, quindi fatta sulla base dei tweet in italiano, il web scraping sui portali delle imprese sull'uso dell'ICT, l'uso dei dati della telefonia per la mobilità sul territorio e il turismo, l'uso delle immagini webcam per il traffico e per l'uso del consumo del suolo. Però io un accento lo vorrei mettere, stavo dicendo prima, cercherò un po' di mettere qualche accento, un accento lo vorrei mettere sul laboratorio per l'innovazione, perché secondo me il laboratorio per l'innovazione è proprio un esempio, forse piccolo, non lo so, però è un esempio di come l'Istat in questi ultimi anni abbia pensato al proprio sviluppo, pianificato il proprio sviluppo e sia stato poi capace anche di metterlo in pratica. Io mi ricordo benissimo che quello del laboratorio per l'innovazione era uno dei progetti strategici che erano stati individuati come tali, era ancora da sviluppare completamente, era un'idea in occasione di una convention importante che noi facevamo a settembre del 2016. Bene, da allora, nel giro di un anno e mezzo, il laboratorio per l'innovazione è stato inaugurato. Mi ricordo che dovevamo inaugurarlo e nevicò, quindi dovemmo rimandare l'inaugurazione, quindi è una cosa che era di marzo scorso, ed è secondo me un bel esempio di come progetti ambiziosi per lo sviluppo, per la ricerca, per l'innovazione possano essere pensati, fatti e realizzati anche in tempi relativamente brevi. È un ambiente, abbiamo creato un piccolo ecosistema anche là dentro, quello è un ambiente in cui per 4 mesi i ricercatori che presentano un progetto di ricerca interessante lo sviluppano, e al termine del periodo si vede se può avere un futuro, se può essere messo in produzione, se può essere sviluppato oppure no. Stiamo facendo là dentro un sacco di cose molto interessanti, dalla sperimentazione di tecnologie per l'elaborazione di big data, al web scraping, tecnica già utilizzata sui siti delle imprese e utilizzata ancora sempre sui siti delle imprese per la ricerca e lo sviluppo, per indagare sulla ricerca e lo sviluppo, web scraping per la domanda offerta di lavoro per le job vacancies, e poi altre iniziative, come ne cito una perché secondo me è affascinante e anche spettacolare, ho visto la presentazione e quindi la voglio citare, che è l'indagine sulla quota di territorio urbano destinato a uso pubblico con immagine satellitare ortofoto, veramente una cosa molto interessante. Questi elementi sviluppati all'interno del laboratorio dell'innovazione, che è solo un pezzo della ricerca dell'Istat, perché poi al di fuori di tutto questo c'è la ricerca metodologica e tematica, danno l'idea di quello che abbiamo fatto in questi ultimi anni, di quello che si può fare scommettendo e credendo sui progetti, e senza contare tante altre cose, smart statistics, di cui magari avremo occasione di parlare nel proseguo. Grazie Valerio. Cose fatte, impianto, sistema dei registri, quindi infrastruttura informativa capace di arricchire in modo agile, rispondere a domande, e infrastrutture per la ricerca, quindi laboratori dove sperimentare nuove fonti e altro, quindi investimenti in infrastrutture, dati e per la ricerca. Diego, a te la domanda su cosa avete realizzato in questa direzione ad oggi. Allora, prima di passare alle strategie. Diciamo. Certo, buon pomeriggio a tutti. In questa stanza mi auguro la temperatura a un certo punto. Noi ci siamo tolti la giacca. Complimenti per continuare a mantenerla. Allora, ecosistema, quando, dai. No, esatto.
Quando il team per la trasformazione digitale ha incominciato ad agosto 2016, settembre 2016, e valutate le attività da fare, la parte concentrata, sulla quale sono concentrato sui dati, partiva da due considerazioni: mancano nella pubblica amministrazione le competenze per capire e utilizzare i dati, e mancano gli strumenti. C'è un ovvio e chiaro riconosciuto problema di carattere culturale, che non è un problema della pubblica amministrazione italiana, è proprio un problema delle pubbliche amministrazioni, sia culturale che organizzativo. Tutte le pubbliche amministrazioni sono organizzate verticalmente, e quindi la miniera e la fonte di dati che hanno è per silos, non nasce per interoperare. Problema, torno a dire, assolutamente non solo italiano, un problema qualsiasi governo di cui è andato a parlare, è un problema, il primo problema a cui risolvono. Due, mancano le competenze di, soprattutto competenze moderne di data science, di comunque persone che capiscano come manipolare i dati, come utilizzare, come creare delle interfacce utente per i dati, che possono essere poi tradotte in utilizzo anche da parte del non esperto. E mancano poi gli strumenti, cioè ogni pubblica amministrazione fa il suo bando di gara, si crea il proprio sito open data, sito che nella stragrande maggioranza dei casi non viene quasi mai utilizzato da nessuno, con interfacce patetiche spesso e volentieri, e fanno sorridere, però si chiama open data, e poi così qualcuno dice: io ho il mio sito open data. Quindi abbiamo cercato di indirizzare e risolvere questo problema partendo da una delle competenze. Infatti nel mio team siamo in 29 persone, il team con più elevato numero di esperti è il team appunto dei big data. Abbiamo 6 persone, dal nostro chief data officer, abbiamo data scientist, machine learning expert 1, esperti di architettura big data, perché comunque abbiamo provato a fare una cosa molto rischiosa da un certo punto di vista, ma sicuramente anche innovativa. Perché non pensiamo a creare il framework dei dati in modo che ogni amministrazione non debba costruirsi il proprio framework, non debba costruirsi il proprio sito con strumenti ognuno diversi, non debba pubblicare dei dati che poi non parlino tra di loro, però quantomeno cerchiamo di eliminare il problema di minimizzare il problema delle competenze, eliminare il problema della tecnologia. Quindi da qui nasce e poi ho degli esempi da citare, nasce il discorso del DAF. È ovvio che il fine ultimo è l'utilizzo dei dati per creare delle policy, valutare le policy e decidere se queste policy vanno cambiate oppure mantenute o sostanze migliorate. E qui diventa, scusate l'enfasi, la rivoluzione della vera politica, nel senso che il politico poi, o comunque il policy maker, si trova obbligato a fare delle policy basati sulla realtà dei dati e non semplicemente sull'appeal della campagna elettorale o quantomeno dello slogan. Quindi si tratterebbe di veramente educare una classe politica, nel corso del tempo sarà un impegno generazionale, non sarà recepito nel breve periodo, per cui il policy making si basa sui dati, ovviamente essere una giusta integrazione tra dati e giudizio umano, human judgment. Quindi concentriamoci sull'eliminazione dei silos, che è il problema particolare, quindi il concetto di integrazione. Noi tra l'altro abbiamo sui dati il CAD, l'articolo 60, non mi ricordo esattamente quale, è uno dei dati, è una delle leggi più moderne sull'utilizzo degli open data, sullo sharing dei data tra le amministrazioni, va addirittura sullo sharing del software. Però, come spesso succede in Italia, esiste questa bellissima legge ma nessuno la applica. E ci vuole poco capire, non è una questione non la applico perché ho degli interessi a non applicarla, spesso e volentieri è perché semplicemente non ho idea su come si faccia. Quindi ci siamo concentrati su questo. Che cos'è il DAF? Cos'è il Data Analytics Framework? Innanzitutto, dal punto tecnologico è, tra l'altro, se andate sul sito Team Trasformazione Digitale c'è un filmato che spiega esattamente come è il DAF, come lo stiamo utilizzando. Parte da, innanzitutto, il concetto di data lake, la possibilità di avere i dati tutti in uno stesso posto
e un metodo di estrazione comune e la creazione di un'interfaccia utente comune, con un'interfaccia utente comune per tutte le amministrazioni. Sto un po' banalizzando, però il concetto di base è questo. Il framework poi è completato da una, sostanzialmente da delle direttive su come viene utilizzato, quindi sia in linea con il garante della privacy, sia proprio con indirizzi di carattere tecnologico, di carattere di utilizzo di strumenti, di carattere di conformità ovviamente con la privacy, quindi adeguamento al GDPR. E terzo punto, e secondo me è il punto più importante di tutti, è la creazione di un cosiddetto data office della pubblica amministrazione. Quindi dal mio punto di vista l'Italia, come già sta succedendo in Francia, come sta avvenendo in altri paesi, ha assolutamente bisogno di un chief data office trasversale che possa aiutare a compiere tutte queste scelte di come vengono manipolati i dati, di come vengono utilizzati, di indirizzare le pubbliche amministrazioni. Anche, possiamo vedere anche un centro di sostanziale di consulenza per le amministrazioni in modo da poterle indirizzare nella giusta direzione. La cosa più importante da questo punto di vista è il recepimento dal punto di vista del legislatore, finalmente, e si chiama la traduzione italiana del DAF, Piattaforma Digitale Nazionale Dati, e all'interno dell'articolo 60 ter del CAD, stiamo adesso lavorando disperatamente, ovviamente l'interruzione di governo non ci ha aiutato nella circolare normativa e quindi nell'istruzione chi veramente si fa padrino e portatore di questo DAF. Il nostro fortissimo suggerimento è che stia alla presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi si crei un Chief Data Office, un Chief Data Officer con un Data Office alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Adesso stiamo valutando insieme al nuovo governo, che comunque è molto molto interessato sull'utilizzo dei dati. La parola chiave è dati. C'è ancora tantissima confusione su cosa voglio dire open data e su come vengano effettivamente utilizzati questi dati, però questo è testimonianza del fatto che un chief data officer e un team di esperti di dati sia assolutamente necessario per educare la politica poi all'utilizzo dei dati in maniera corretta. Abbiamo avviato una fase sperimentale, questo magari lo parlo nel secondo giro di conversazione, con Regione Toscana, Comune Milano, Comune Torino, comunque con quei comuni e quelle regioni, con quelle amministrazioni che ne sentivano il bisogno. In questo momento molti mi chiedono: ma con che criterio scegli le amministrazioni con cui lavorare? E dico, il criterio è molto semplice, quelle che vogliono lavorare con noi, perché il tempo di andare a convincere altri che non lo vogliono fare non ce l'abbiamo. Fortunatamente queste amministrazioni, oltre ovviamente ad Istat, esistono, e vi faccio vedere, poi parlerò proprio di casi concreti di come vengono utilizzati questi dati. L'altro problema da risolvere è che, nonostante ci sia il concetto di open data, le amministrazioni tendono non solamente a non volere condividere i dati, ma ad esempio anche a farli pagare. Noi abbiamo incorriamo sempre di più nei comuni che hanno bisogno, ad esempio, di dati sulla mobilità che vengono dal Ministero dei Trasporti, e il Ministero dei Trasporti si fa pagare l'utilizzo di questi dati, e anche lì è uno dei problemi che dobbiamo cercare di risolvere, perché chiaramente si parla di open data e di gratuità, non andiamo nella stessa direzione. Conclusi 7 minuti. Grazie. Data Lake dà proprio l'idea della condivisione in un unico ambiente dell'informazione. Grande innovazione, come tutta innovazione deve distruggere qualcosa per imporsi, e quindi silos, logiche proprietarie, e quindi naturalmente azioni importanti, e immediatamente bene porsi il problema della governance e quindi in particolare della presa poi in carico da parte del decisore pubblico, in modo che poi quell'ambiente sia a ridosso di chi meglio possa fruirne dei benefici. Quindi anche il tema del management e della scelta politica di sostenere questo progetto è davvero importante. Emanuele Baldacci. Sì, grazie. Io mi introduco subito in questa sequenza di conversazioni, tosse permettendo, quindi se tossisco in mezzo perdonatemi,
perché i temi che, su cui ci stiamo confrontando nella Commissione europea sono esattamente questi. Io qui vorrei precisare che parlerò di Commissione europea come amministrazione pubblica in questo momento, non quindi con il ruolo di definizione, di soggetto che definisce le policy o che ispira attraverso anche il supporto finanziario alcune trasformazioni, ma proprio la macchina amministrativa, il governo, diciamo, dell'Unione. E se si guarda appunto al funzionamento della macchina, abbiamo esattamente gli stessi temi, quindi un caso in cui la Commissione, diciamo, forse anche lead by example, ma nel senso che sono enfatizzate tutte quelle frammentazioni, assenza di governance, carenza di skills e cultura proprietaria dei dati di cui ci ha parlato adesso Diego. Quindi ci siamo posti esattamente gli stessi temi e gli stessi problemi su cui l'Italia sta già lavorando da parecchio tempo e devo dire con, come mi piace sempre dire, essendo alla frontiera di questa trasformazione e di questa enfasi sull'integrazione dei dati e in particolare con un focus sulle decisioni. Cosa ha fatto la Commissione? Ve lo racconto molto brevemente, anche noi siamo penso a metà del guado, abbiamo iniziato ma c'è parecchio da realizzare, siamo ancora in una fase in cui molto più si deve fare per quanto riguarda la Commissione e molto più rapidamente, quindi c'è una certa impazienza da parte di tutti di avere dei risultati più concreti perché si capisce che uno, l'importanza dei dati come asset di valore fondamentale per le decisioni e i processi organizzativi interni alla pubblica amministrazione è enorme, due, il mondo fuori, soprattutto nel settore privato, sta già beneficiando di alcune soluzioni che tardano a essere implementate all'interno della macchina, ad esempio della Commissione. Quindi questa impazienza però deve essere un'impazienza strategica, nel senso che non ci deve portare a frustrazione, ma ci deve portare a condividere, esatto, come dire, la mobilitazione delle risorse su obiettivi concreti, dimostrabili e che hanno dei risultati tangibili per tutti quelli che possono osservarli. E questo un po' è l'atteggiamento culturale con il quale abbiamo, come dire, ingaggiato questo tipo di, ci siamo entrati, diciamo, ad affrontare questo tipo di problema. Ovviamente come siamo un'organizzazione process based, la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di avere un documento che desse la linea strategica per tutto il lavoro che dovevamo fare e quindi è arrivata una bella comunicazione, così la chiamiamo noi questi documenti strategici, della Commissione a se stessa, cioè al Consiglio dei Ministri, in cui sostanzialmente abbiamo detto che era importante fare due cose. Uno, condividere i dati, scusate, perché si trasformassero in informazione, quindi in questo modo già si dava molta enfasi non tanto al dato in quanto infrastruttura a sé stante, ma come infrastruttura abilitante, perché con un layer, diciamo, di analytics, quindi con una capacità di analizzare questi dati, integrandoli, come diceva Valerio, e leggendoli, si dà un contributo di informazione per cosa? Per le politiche e anche per i processi decisionali interni, perché ad esempio il caso concreto è che oggi nella Commissione non siamo ancora in grado di fare una mappa delle competenze nella nostra pubblica amministrazione, non sappiamo dove stanno gli esperti di data analytics, perché potremmo averli assunti e mandati a lavorare in un settore che non è quello coerente con dove ci si aspetterebbe che la data analytics a piede. Quindi, per dire, come facciamo a sapere dove stanno tutte queste competenze, questi talenti, queste esperienze, se non abbiamo un sistema che ci consenta di leggere in maniera integrata pezzi di dati che stanno per definizione, per storia, tradizione, in contenitori diversi? E questo è un problema adesso banale, come se volete, ma molto indicativo di come non funzionano ancora bene i processi di raccordo dei dati e di integrazione dei dati e come soprattutto molto spesso non passiamo dai dati all'informazione. I dati ci sono, stanno da qualche parte, li riusciamo a leggere insieme e creare dei profili, ad esempio appunto di competenze nella nostra macchina organizzativa, in maniera tale poi da fare cosa? Da chiamarle quelle competenze a collaborare perché quella informazione, quelle skills si trasformino in risultati concreti su progetti ed attività. E questo è il secondo pezzo, vi dicevo, il primo pezzo appunto sono i dati da trasformare in informazione, il secondo pezzo di questa comunicazione parla di conoscenza, che è un termine ambizioso
ambizioso e ampio, però la sostanza di questo vuol dire che ci sono delle persone dietro i dati e le informazioni, e queste persone sono quelle che leggono questi dati insieme con l'ausilio di strumenti tecnologici e consentono di avanzare nella conoscenza dei fenomeni che nel caso specifico possono essere sia di tipo decisionale che di tipo appunto disegno, implementazione e monitoraggio degli effetti delle politiche. Allora, questa ha anche una componente molto, diciamo, legata alle persone, le skills, la literacy, ma anche al modo di lavorare, perché non solo i dati stanno diciamo, dispersi e frammentati nei silos, e se non li si va a pescare e mettere insieme con una qualche infrastruttura tecnologica abilitante rischiano di essere sottoutilizzati, ma anche la stessa cosa vale per le persone e le conoscenze che queste persone comportano. Siamo tutti, almeno nella commissione, chiusi dentro scatole organizzative, dalle unità alle direzioni, generali, e molto spesso il trasferimento di conoscenza su temi comuni non esiste. Quindi l'altro pezzo importante del lavoro è come lavorare insieme, come condividere le conoscenze. Allora, la comunicazione, se volete poi guardare il dettaglio ve la potete cercare, si chiama proprio Data Information and Knowledge Management, e ha l'obiettivo appunto di costruire dei processi, delle soluzioni e dei servizi anche accessibili a tutte le componenti della Commissione europea, quindi a tutti i dipartimenti della Commissione europea, al loro staff, in maniera tale da raggiungere questo doppio obiettivo: avere accesso alle informazioni e poterle leggere in maniera integrata, in maniera semplice, senza riscrivere da capo i sistemi informativi che sono alla base delle tante tante cose che vengono fatte nella pubblica amministrazione. E quindi la scelta tecnologica è esattamente quella che diceva Diego, cioè di avere dei data lake con dei data model, diciamo, generalizzati, che consentono di fare integrazione on top, quindi senza necessariamente andare a riscrivere i database che sono stati raccolti nei diversi settori di policy. E il secondo punto è quali strumenti tecnologici e non dobbiamo mettere in campo per fare in modo che le persone che hanno conoscenze comuni, interessi comuni, possano lavorare insieme su questi stessi temi indipendentemente da dove siano. Quindi le soluzioni tecnologiche sono le piattaforme abilitanti che sviluppano la collaborazione, ma qui il mio primo, diciamo, se volete, sommesso messaggio è che non stiamo parlando di tecnologia. Il problema meno importante in tutta questa, diciamo, sfida è la tecnologia. La tecnologia c'è, va messa ovviamente a servizio, ma sono altre dimensioni del fenomeno che sono quelle veramente importanti e sulle quali bisogna incidere per avere quelle trasformazioni visibili di cui parlavo. Quindi questa comunicazione ha dato luogo ad un flusso di lavoro su quattro aree di priorità. Una riguarda il data management: dobbiamo avere delle migliori policy interne per curare il ciclo di vita dei dati, dal momento in cui vengono acquisiti dalla nostra pubblica amministrazione al momento in cui escono sotto forma di dati aperti e riutilizzabili, e avere la capacità di tracciare tutte le trasformazioni che questi dati hanno. Non è una cosa nuova per un istituto di statistica, ad esempio come l'Istat, perché questo è il bread and butter, diciamo, del lavoro degli statistici, però se ampliamo il numero di dati e ampliamo il numero dei processi, ovviamente non è una cosa così semplice da fare. Partiamo da una situazione di nuovo frammentazione, esistenza di legacy molto forte. Dobbiamo avere invece dei processi, diciamo, e delle policy che dicano come trattiamo e come documentiamo il trattamento che abbiamo a questi dati durante il ciclo di vita del dato. La seconda priorità, la citavo prima, è investire su strumenti che facilitino la collaborazione tra persone. La terza è quella legata alla sperimentazione di utilizzo di dati, in particolare nelle diverse fasi del policy making, quindi dal disegno delle politiche fino alla valutazione del loro impatto. E infine l'ultimo tema è proprio le persone, cioè come investiamo su quelle persone. Questa strategia è partita con appunto alla fine del 2016, inizio del 2017, e ha iniziato a produrre dei risultati in ciascuno di questi stream di lavoro, e su questo, diciamo, sui dettagli e gli esempi seguo Diego e ci torno dopo, perché volevo indicare anche un paio di altre cose. La prima riguarda la governance. Questo è un tema molto importante e anche molto delicato. Nel nostro ragionamento abbiamo, e nella nostra discussione interna alla Commissione, abbiamo scelto una soluzione che non è detto sia necessariamente la migliore o quella da replicare altrove, ma ve la espongo per considerazione. Invece di arrivare ad identificare la figura di un Chief Data Officer come organo monocratico, abbiamo creato un data board con un chair del data board che è il vice segretario generale della Commissione europea,
che sostanzialmente è il chief operating, il vice chief operating officer della macchina amministrativa, per come è costruito il sistema, diciamo, della Commissione europea. Ora non so quale sarebbe l'analogo corrispondente in un contesto italiano, però in un contesto aziendale avete il chief operating officer, che è il capo della macchina. Questa persona è anche capo del data board, dove però sono rappresentate tutta una serie di dipartimenti, tra cui sia i dipartimenti che forniscono le soluzioni digitali per i servizi basati sui dati, sia i clienti, quindi le direzioni di policy in particolare, che li utilizzano. Questa scelta nel contesto della Commissione, che è un contesto molto decentrato e in cui ci sono competenze anche molto decentrate, è stata considerata una scelta, come dire, di equilibrio e fit for purpose, come si dice. Però è interessante vedere altri modelli. Tu citavi, appunto, Diego, anche il modello francese, che va in una direzione completamente diversa. Però indipendentemente dalla soluzione scelta, credo che i due messaggi sono: uno, serve una governance; due, serve che questa governance faccia delle cose. E questo faccia delle cose lo sintetizzerei in due direzioni: uno, che guidi il programma di trasformazione, che appunto è quello di cui vi parlavo prima, che quindi sia energizzante rispetto a tutte le trasformazioni che devono essere date; due, che definisca le regole del gioco, perché in assenza di questa governance queste regole del gioco sarebbero la somma delle tante piccole regole del gioco che sono presenti nei diversi silos, e quindi di nuovo silos non tecnologici ma in questo caso organizzativi. Un ultimo punto che volevo sottolineare, di nuovo qui torno al punto: questa governance è separata dalla governance delle tecnologie. Noi abbiamo un IT board della Commissione europea che è responsabile di tutto il bilancio, diciamo, relativo alle tecnologie. È di nuovo una governance condivisa anche in quel caso, ma la responsabilità del data board è diversa dalla responsabilità dell'IT board. Ovviamente c'è un layer di sovrapposizione laddove le politiche sui dati poi vengono come dire, a domandare investimenti sulle tecnologie, che in questo caso sono parte del processo attraverso la IT governance. Ultimo punto che volevo dire è che uno degli investimenti che abbiamo fatto, è proprio ultimo, uno degli investimenti che abbiamo voluto fare è quello di creare un catalogo di servizi, perché tutte queste cose che stiamo costruendo le vogliamo offrire come servizio a tutte le componenti dell'amministrazione pubblica della Commissione europea. Grazie Emanuele, credo che sia interessante per noi tutti conoscere anche la visione, le cose in corso come Commissione europea, direzione IT, che però ci sottolinea quanto poi la questione tecnologica è importante, ma il tema competenza è molto sottolineato, come anche Diego, quello del management. E adesso vorrei un po' approfondire la questione passando un po' alle strategie e ai prossimi passaggi, come immaginiamo un po' di il futuro, in particolare appunto una strategia autenticamente ecosistemica vuole puntare a dare valore all'ambiente in cui opera, quindi a oggetti, soggetti e relazioni, e quindi credo che occorra avere una visione che tenga conto di questi aspetti. E allora vorrei chiedere a Valerio, poi a Diego Piacentini e Emanuele Baldacci, qual è la strategia dell'Istituto e come, qual è il punto d'arrivo che si pone? Io partirei proprio dall'ultima considerazione che faceva Piacentini sulla condivisione, sulla difficoltà di condividere i dati, no? Perché poi ha molto a che fare anche con l'ecosistema, perché introduce il tema delle partnership. Storicamente l'Istat era abituato a darli i dati. E adesso ci troviamo in un mondo in cui i possessori di grandi mole di dati, sia pubblici sia privati, sono molteplici. E quindi esiste il tema di acquisire questi dati, condividerli con gli altri. Tema non facile, anche se diciamo che con le pubbliche amministrazioni i problemi sono minori che non ovviamente con i privati che detengono grandi mole di dati. Il punto è: perché dovrebbero dare i dati a noi? Qual è l'interesse di un privato che ha i suoi dati, che sono preziosi, sono un elemento di grande ricchezza, no? Perché dovrebbe condividerli con l'Istat?
perché dovrebbe accettare di fare partnership con un istituto di statistica ufficiale? Ecco, secondo me lì questo è un problema che noi ci dobbiamo porre e che però forse può trovare una risposta nella logica dell'ecosistema, nel senso che alla fine gli operatori dei vari settori che hanno, hanno dati riferiti al loro particolare business e alla loro particolare quota di mercato, quello c'hanno. Condividendo i loro dati potrebbero passare da una visione parziale, naturalmente non con gli altri operatori probabilmente, ma magari con un istituto come l'Istat che fa statistica ufficiale, da una visione parziale a una visione generale, corredata da ontologie e metadati. Io su questo poi ci vorrei tornare nella parte che riguarda l'interoperabilità, e integrata dai dati già in possesso dell'istituto. Allora lì potrebbe uscire fuori da questa operazione un vantaggio anche del privato che detiene grandi dati, grandi mole di dati, a far parte del medesimo ecosistema. Quindi non è detto che necessariamente il controvalore del dato debba essere un controvalore in termini economici. Io credo che è più facile, naturalmente, no? Mi serve il dato, ti pago, faccio una trattativa, faccio un contratto e tu me lo dai, ammesso che non lo si possa fare, quello è un altro discorso. Ma il punto è cercare di trovare soluzioni in partnership, di cercare di trovare strade, risposte, meccanismi e chiavi attraverso le quali i dati possono essere condivisi su un piano diverso, che è quello della collaborazione, della partnership. Dopodiché poi la possibilità, il sogno, l'orientamento, lo sforzo a convincere il legislatore del fatto che la statistica ufficiale svolge un servizio pubblico e che quindi in nome di quel servizio pubblico dovrebbe poter avere accesso a qualunque dato, quello non è che ce lo dobbiamo precludere. Ma non può essere l'unica cosa, perché stamattina secondo me Mariana Cozzeva ha detto una bellissima frase, ha detto la statistica segue la vita, ha detto statistic follows the life, ed è proprio così. Noi dobbiamo stare nel mondo se vogliamo seguire la vita e se vogliamo sempre essere, per usare un termine che forse non è tanto abituale nel campo della statistica, up to date. Dobbiamo stare nel mondo, e per stare nel mondo dobbiamo avere relazioni, dobbiamo avere partnership, dobbiamo avere collaborazioni. Quella fatta con Piacentini e il team digitale ne è un esempio, tanti altri ne abbiamo, però il fatto di condividere dati, condividere esperienze, riuscire a convincere i propri interlocutori della bontà e dell'utilità per tutti di far parte di quell'ecosistema, io credo che sia una strategia, un obiettivo che noi comunque dobbiamo percorrere, anche se da un giorno all'altro arrivasse un legislatore che dicesse tu Istat, ti benedico, hai diritto ad accedere a tutti i dati che vuoi, nessuno te li può negare. Questo non ci esimerebbe dallo stare nel mondo e dall'avere relazioni e rapporti con altri. Il secondo punto che secondo me va toccato quando si parla di prospettive e di strategie è quello che riguarda la privacy. Io credo che noi dobbiamo farci su questo un po' una riflessione. Per noi, per l'Istat, non è come per un'azienda. Per noi, noi sulla privacy ci lavoriamo da ben prima del GDPR, e aderire a quello che ci chiede il GDPR, come aderire a tutto quello che riguarda la normativa sulla privacy, per noi non deve essere considerato come un adempimento. Per noi aderire ai requisiti della privacy, aderire al GDPR è un valore e nello stesso tempo un interesse. Io sono sempre stato convinto del fatto, e sempre ho voluto e mi è piaciuto lavorare in ambiti in cui comunque si rendeva un servizio al pubblico, poi bene o male, meglio o peggio, quello è un altro discorso, dipende dai modi, dai tempi, dalle circostanze. Però chi lavora per rendere un servizio pubblico ha l'obbligo di agire eticamente. Quindi ha l'obbligo, chi gestisce grandi moli di dati per rendere un servizio al pubblico, ha l'obbligo, GDPR o non GDPR, di farlo nel modo più sicuro e trasparente possibile. Quindi per noi il fatto di essere compliant su tutte le norme del mondo e anche di più sulla privacy è un elemento etico, di agire eticamente, che è consustanziale al nostro essere servizio pubblico. Quindi questo secondo me è un elemento forte, perché ci dice che il rispetto della privacy deve essere, e di tutte le regole che ci stanno intorno, deve essere per noi un obiettivo strategico, non un adempimento. Dopodiché è un valore, perché dare al mondo, dare a tutti i nostri interlocutori, a tutti i nostri stakeholder, da chi fa informazioni, a chi fa ai policy makers, ai singoli cittadini,
che noi rispettiamo tutti i canoni della privacy è un elemento fondamentale per l'autorevolezza, la credibilità dell'istituto e quindi la fiducia che esso riscuote nei confronti dei suoi interlocutori e che è fondamentale per la sua autorevolezza e per il suo essere centrale all'interno della comunità. Ecco, io penso che noi dovremmo riflettere anche un po' su questo, cioè abbiamo tanti adempimenti da fare, abbiamo investimenti da fare, però bisogna pure vedere lo spirito e l'obiettivo con cui li si fa. Ecco, secondo me vedere dal punto di vista del valore e dell'utilità per l'istituto è un punto di vista importante, anche per darci forza, motivazione per perseguire quegli obiettivi. Terzo elemento sulle prospettive, lo volevo toccare, l'ho dovuto naturalmente selezionare perché parlare di prospettive e strategie in 7 minuti non è facile, però il terzo punto è dedicato all'attenzione alle esigenze degli utenti, ecco, gli user needs come si chiamano spesso, a parte il fatto che insomma noi dobbiamo porci il problema che non siamo più soli a operare nel mondo della statistica, certo l'istituto di statistica ufficiale è l'Istat, però viviamo in un mondo, in un ecosistema in cui sono tanti altri quelli che si occupano di statistica, sono tanti altri quelli che offrono servizi simili a quelli che potrebbe offrire l'Istat. Allora qual è il ragionamento secondo me potremmo cominciare a fare, che di fatto già facciamo? Attenzione agli user needs, quindi alle esigenze degli utilizzatori. Significa provare a strutturarci per fornire servizi non più solo on demand, ma anche a catalogo. L'istituto può provare a fare un ragionamento prospettico di questo tipo. Comuni, ASL, altri operatori pubblici, ma anche cittadini. La Cozzeva, la cito ancora, perché oggi diceva quello che il tema, il punto che si devono porre gli istituti nazionali di statistica è quello di arrivare ai cittadini, citizens, così ha detto, lo condivido, allora come fai? Puoi farlo offrendo servizi, allora questa può essere una linea strategica dell'Istat, che ha gli strumenti per poterlo fare. Certo, c'è un problema di sostenibilità, c'è un problema di processi, c'è un problema di organizzazione, ma io credo che sia un tema che può essere affrontato. Ultimo elemento, perché devo stare sempre nei soliti maledetti 7 minuti, Smart Statistics, ho accennato prima. Io devo dire che rimasi colpito da una risposta che diede proprio Emanuele Baldacci qualche mese fa, eravamo a ottobre, a una riunione del Visual Implementation Group a Varsavia, e a un certo punto una collega, mi pare la collega portoghese, non mi ricordo se era proprio lei, disse ma insomma, ma Eurostat che ha introdotto questo tema, ma che so sti smart data? E lui, mi ricordo che la guardò e rispose, ma come te li posso definire? Big data. Ecco, mi colpì quella definizione, perché noi già parlavamo di smart data, no? Già ci ponevamo il problema prima ancora di avere una definizione. Ecco, questo fu una cosa che mi colpì, però da allora, era ottobre, non è passato un secolo, già sono successe una serie di cose e già ci dobbiamo porre quindi il problema di come utilizzare sti benedetti smart data, che sono i dati che vengono dalla sensoristica ambientale, gli smart meters che ci aiutano sui consumi energetici ma anche sulla popolazione. C'è un interessantissimo progetto che si chiama Automatic Identification System per la tracciatura delle navi. Ecco, tutte queste cose possono contribuire, noi non possiamo che raccogliere questa sfida in termini strategici, no? Di utilizzare anche i dati che vanno al di là dei big data, gli smart data, quindi non possiamo non porci il problema di immaginare una strategia e una prospettiva anche per quanto riguarda questo aspetto qua. Quindi ripeto, partnership, smart statistics, attenzione agli user needs e privacy. Grazie. Beh, certo, partnership è una parola chiave, si può andare avanti con norme per stabilire dei passaggi e degli obblighi nel settore pubblico, e questo sicuramente è necessario, no? Per scardinare, per aprire, eccetera. Ma quando poi invece vogliamo immaginare un ecosistema di dati che coinvolga i grandi volumi di cui sono detentori soggetti privati, dobbiamo immaginare di costruire un interesse comune anche che si fonda su elementi diversi, ma questo è un elemento fondamentale da ricercare, e qui anche una strategia europea ci potrebbe aiutare a come. Quindi il tema di trovare i modi per far vedere il valore di questi progetti
anche al di fuori del settore pubblico, su cui comunque ci aspettiamo degli avanzamenti che come sempre sono venuti dalle norme, è importante. Ecco, nel quadro delle partnership, poi quella con l'autorità garante della privacy è davvero importante, perché poi in questa visione moderna del giacimento di dati di pubblica utilità dovremo anche riuscire a far comprendere, insomma, il valore anche ai custodi, naturalmente, delle regole sulla sicurezza dei dati. Grazie Valerio, e allora Diego, se vuoi intervenire. Mi ha fatto sorridere il far comprendere ai custodi. Ma allora, dal punto di vista della strategia, vorrei riassumere un pezzo di quello che ho detto prima, anche per collegarmi a quello che dicevi tu sulla parte di governance. Innanzitutto, cioè, la strategia cos'è da questo punto di vista? Secondo me, dal punto di vista della strategia, è la centralizzazione dei task che sono task di non core, cioè non facciamo replicare a tutte le amministrazioni la creazione del proprio framework. Questo è il concetto di base. Quindi, come detto prima, cioè, i task di conservazione e integrazione centralizzati, un data lake, manipolazione e standardizzazione centralizzati, il data engine. E qua andiamo sul discorso delle, che adesso è gestito dalle convenzioni. Cosa sono? La redistribuzione e l'integrazione dei dati. Adesso voi non riuscite, in questo momento tra l'altro mi sto limitando a pubblico, non sto facendo neanche entrare la complessità del privato. Quando due amministrazioni decidono di condividere i dati, parte la macchina legislativa e operativa dell'accordo tra amministrazioni, che ci mettono mesi per firmare una convenzione. Ecco, noi dobbiamo completamente, qua il discorso del cambiamento, eliminare, cioè proprio uccidere questa parte, pubblicare delle API e di standard definisci dei principi, delle policy, e se all'interno di quei principi e di quelle policy esistono le API, i dati si condividono, punto. Non c'è bisogno di fare una convenzione firmata dove si copia il database. Poi c'è il concetto della copia del database, che è veramente interessante da questo punto di vista. Quindi centralizzazione della redistribuzione dei dati tramite API e tramite data application. Da ultimo, centralizzazione dell'interfaccia. Cioè, come l'interfaccia è inutile che ognuno si ridisegna la propria interfaccia, lo si può centralizzare. Noi siamo arrivati a questo punto. Io voglio far vedere, vi voglio citare degli esempi di amministrazioni che stanno lavorando con noi e l'utilizzo che viene fatto di questo piccolo data office, che ci auguriamo diventi sempre più grande nel tempo. E permettetemi se scorro, perché ne avevo preparati alcuni che sono veramente interessanti. Allora, che tra l'altro vanno dal quello che può sembrare più banale, come dalla regione toscana che ci ha chiesto un'analisi dei tweet, costruendo un'applicazione che analizza tutti i dati, i flussi di tweet d'ingresso, produce informazioni sugli argomenti e le tematiche trattate. Quindi veramente stiamo parlando di cose eterogenee, incredibili, all'ANAC, e questo è interessante, analisi banca data ANAC e sviluppo prototipo per la rivelazione di pattern e anomalie negli appalti pubblici. Questo è un compito che un chief data office, che tra l'altro voglio correggere la parte, non, io non, se l'ho detto in questo modo mi sono spiegato male, non lo intendo come un organo monocratico, voglio dire che debba stare alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Poi ovviamente c'è un comitato scientifico, qui ci sarà parte Istat ed altro, un comitato operativo, un comitato di direzione operativa. Tra l'altro io sono anche un fan della governance ciclica. Secondo me dire che sta alla presidenza del Consiglio dei Ministri va bene per i primi 5 anni, perché cosa serve i primi 5 anni? La forza dall'alto per il cambiamento. Poi dopo 5 anni si può creare un dipartimento a parte, perché a questo punto il dipartimento ha creato la propria autorevolezza, ha quel minimo di autorità che serve, non c'è più bisogno del Presidente del Consiglio dei Ministri che lo spinga. E questo è un po' il concetto di base. Quindi, tornando alla banca dati ANAC, che è stata integrata nel DAF e analizzata attraverso l'ausilio di una data application che abbiamo costruito insieme all'ANAC, basata su grafi di relazione per osservare anomalie nelle procedure di appalto e creare un motore di ricerca in grado di selezionare aziende che, sulla base di pregresse interazioni con la pubblica amministrazione, possono sostanzialmente dimostrare di aver agito sempre bene e utilizzare quelle aziende sul futuro, e individuare quando invece sono le tipologie di appalto, sia tipologia
del contenuto dell'appalto, che anche magari geografica, sulle anomalie. Un altro caso, categorizzazione della posta in arrivo presso un ufficio di protocollo. Anche lì, di fatto stiamo parlando di dati. E qua puoi fare, se hai un organismo centrale, ovviamente tu, regione X, in questo caso la regione Toscana è veramente tra le più attive con noi, non ti vai a costruire un'application per farti questa cosa. Se però hai un posto dove andare che ti può fare questo tipo di analisi, a questo punto diventa veramente, il problema principale sarà gestire la priorità di queste decisioni. Però anche lì, se lo si fa self-service, alla fine poi, io forse mi rendo conto che sto sognando, che sto parlando un linguaggio dove avere un'amministrazione che self-service utilizzi dati per prendere delle decisioni può sembrare fantascientifico, però di fatto la tecnologia in questo momento lo permette, e lo permette a costi bassissimi. Quindi si tratta veramente della volontà di organizzarsi. Mi piace l'idea di avere un framework europeo comune. Tra l'altro la cosa interessante è che il framework che lui ha discusso e il framework che io ho presentato, di fatto ce lo siamo scoperti a posteriori, che è molto simile, non ci eravamo messi d'accordo prima, ci siamo scoperti da qualche mese che stiamo operando sulla stessa cosa. Quindi questo era il... Ho ancora un minuto? Sì. Grazie Giorgio. L'altra, questa è una domanda per tutti quanti e qua ci siamo trovati anche per te Giorgio un esempio specifico di utilizzo dei dati che secondo noi sono open, invece il Dipartimento della Motorizzazione vuole farli pagare. Questo è un caso. Comune di, non diciamo quale comune, chiede che le banche dati centrali della pubblica amministrazione, tra cui della motorizzazione civile, siano rese disponibili gratuitamente allo scopo di garantire migliori servizi ai cittadini. Caso specifico, Comune vuole implementare nuove politiche per la mobilità sostenibile a supporto ai cittadini con la creazione delle low emission zone, cioè in questa zona ci può andare solamente macchine a low emission. Il Comune di Milano, mi è scappato il nome, dovrebbe accedere ai dati di motorizzazione civile necessari per verificare che i veicoli che transitano dai varchi, che a questo punto non sono, sono solamente ZTL, ma sono ZTL all'interno di questa complessità che si chiama LEDS, però il mondo è complesso, si va in questa direzione, è per quello che c'erano i big data, abbiano i requisiti di emissione necessaria, servizio pubblico o privato, pagamento di questo dato è 35 centesimi a transazione. Questo è interessante come, scusate, sto entrando veramente nei casi specifici operativi che ci troviamo ad affrontare, qua non so se sia, non ho ancora capito se è una legge, una policy, un uso, un costume, non lo so, però sono queste le cose che poi questo Chief Data Officer insieme al garante della privacy per la parte privacy, al legislatore per altre situazioni dovrà risolvere. Grazie Diego. Emanuele. Sto anch'io sul tema degli esempi perché mi consentono anche di far di dire due cose. Uno che la partnership che abbiamo creato all'interno della Commissione coinvolge pienamente tre componenti importanti, due in aggiunta nostra. La tecnologia, noi siamo diciamo in Digit Solution Providers, ma un importante componente di questa coalizione di fornitori di servizi nel campo dei dati include la statistica, quindi Eurostat e la ricerca, GRC, il CNR o qualcosa di equivalente della Commissione Europea. Queste tre funzionalità più altre strumenti di supporto sta dietro quel catalogo dei servizi di cui vi parlavo prima e che fondamentalmente offre uno sportello unico per fare tre cose, molto simili a quelle che il Data Office di Diego offre. L'accesso ai dati, l'accesso agli strumenti per usare questi dati, dalle visualizzazioni più semplici alle manipolizzazioni di dati più complesse, e anche l'advice e l'expertise, perché ci sono certe soluzioni nelle quali non è detto che abbiamo né necessariamente tutti i dati a disposizione né che abbiamo tutti gli strumenti a disposizione, ma è importante comunque guidare il lavoro. E qui devo dire che il principale messaggio, quando abbiamo parlato con Riverdi ad esempio, il CDO francese, è che bisogna promuovere la cultura dell'uso dei dati. Questa è la principale missione, la missione numero uno del Chief Data Officer di un paese. Poi ci sono le infrastrutture, ci sono le policy, c'è tutto il resto, ma veramente raccontare lo stesso messaggio ovunque. Ci sono i dati. Che tra l'altro dice anche lui, che è assolutamente vero, cioè se anche la pubblica amministrazione crea la cultura dei dati, aiuti la creazione di un mercato dei dati, profit, per chi comunque vuole vendere questi servizi. Assolutamente.
Giusto brevemente tre esempi di che cosa è che abbiamo realizzato, anche qui molto, cose molto concrete, perché come dicevo prima le strategie sono importanti, la vision è importante, però poi devi mostrare concretamente che quello che offri è meglio di quello che c'era prima. E abbiamo lavorato su due cose completamente diverse, in un ambito, e queste sono cose già diciamo industrializzate in produzione, per questo le cito, non progetti. Un primo diciamo, strumento che abbiamo ormai utilizzato su una serie dei nostri siti riguarda l'uso di machine learning sostanzialmente per fare analisi testuale, quindi non una cosa diciamo completamente alla frontiera, è il riuso di librerie che già esistono ma utilizzabili in una serie di applicazioni. Nel caso specifico una di queste applicazioni è il nostro portale Better Regulation, che è il nostro portale, il portale della Commissione di interazione con i cittadini per quanto riguarda le consultazioni pubbliche su tutti i file legislativi, quindi tutte le proposte di regolamentazione, gli impact assessment eccetera eccetera vengono messi su questo portale, la gente poi scrive qualche cosa, in passato c'erano tanti omini e donnine che analizzavano il testo e cercavano di trarre significato, l'abbiamo sostanzialmente offerto degli strumenti che lo fanno automaticamente, lo fanno anche un po' più intelligentemente perché segnalano ex ante ad esempio dove sta andando la conversazione, quali sono i pattern eccetera eccetera. Allora, questo è stato utilizzato diciamo in varie modalità, adesso non sto a raccontarle tutte, e è stato utilizzato anche per integrare i risultati che provengono da questa analisi testuale con risultati quantitativi, perché poi ci sono altri parametri più quantitativi che sono parte di questa valutazione, e quindi provare ad integrare poi questi due tipi di risultati. Questo è un tipo di analisi, ma passando a un contesto completamente diverso, un altro applicativo che abbiamo costruito con una logica di data lake e di integrazione di dati riguarda una cosa che si chiama budget for results. Il problema principale quando spendi dei soldi è che non sai mai qual è l'impatto. Allora anche qui le informazioni che ti permettono di valutare qual è l'impatto complessivo di un progetto, di un programma, stanno in posti diversi dentro la commissione. E allora abbiamo creato una macchina molto semplice che consente di leggere in maniera integrata questi dati, visualizzarla in maniera molto semplice e consentire sia la disseminazione verso i cittadini che la consultazione utilizzabile per motivi diciamo decisionali all'interno della commissione, e di nuovo chi la usa poi, che è la nostra direzione generale BUDG, quindi il Ministero dell'Economia se volete, la trova utile perché comunque riescono a pescare dati che altrove dovevano essere scambiati attraverso email o altri meccanismi. E di nuovo sto parlando di cose plain vanilla, se mi consentite il termine, cioè cose semplici da fare riutilizzando la tecnologia, ma la cosa più importante è la cultura dell'uso del dato, l'uso delle tecnologie abilitanti per fare le cose in maniera più semplice e il fatto che ci sono delle partnership dietro per realizzare questi servizi. Grazie Emanuele. Beh, certamente l'obiettivo non è costruire un ambiente in cui condividere dati, ma è riuscire a utilizzarli dando benefici in tante direzioni, quindi la promozione poi dell'utilizzo e dei risultati di un ambiente del genere sono decisivo, quindi poi dare visibilità ai successi, ai risparmi è fondamentale. E certamente un ambiente in cui poter condividere i dati non basta, perché fondamentalmente occorre avere la possibilità di garantire una interoperabilità che presuppone la condivisione di definizioni, classificazioni, standard, quello che noi chiamiamo i metadati, che è un elemento fondamentale. E quindi avere in comune anche del possibilità di interpretare e dare valore a quei dati che appartengono a un certo ambiente, e qui si possono fare varie scelte. L'Istat ha fatto la scelta di mettere in campo le ontologie come approccio, uno dei progetti strategici lato metodologico, ed è peraltro un terreno su cui abbiamo una proficua collaborazione con il Digital Team. Questo tema delle ontologie in generale, della costruzione di ambienti in cui si può scambiare anche condividere l'interpretazione è fondamentale. Naturalmente ontologia è un tema complesso, ma il loro valore è quando sono definite in modo condiviso, perché poi devono essere utilizzate, non solo disponibili nei confronti degli altri. Allora questo è un elemento fondamentale per poi utilizzare i dati e passare poi da una idea di analisi a un'idea di analytics, no? Di passare da statistici a data scientist, e quindi poi la possibilità di utilizzarli appieno anche per valutazione di vario tipo passa per questa condivisione di metadati che renda effettivamente interoperabili questi dati anche da un punto di vista semantico.
e quindi su questo tema, che poi è fondamentale anche per la statistica pubblica, vi chiederei un po' di concludere questa tavola rotonda, cercando anche poi di, visto che insomma, vi abbiamo invitato, di chiedervi anche di condividere il valore che può avere per la statistica pubblica questo disegno e questa possibilità. Valerio. L'Istat, il problema delle ontologie e delle definizioni se l'è sempre posto, perché noi viviamo in un contesto europeo, internazionale, in cui i nostri dati devono essere comparabili con quelli, per esempio, degli altri istituti nazionali di statistica. Quindi il tema ce lo siamo sempre posto. Il tema è di avere quindi ontologie e metadati comparabili. La cosa, secondo me, molto interessante è una riflessione anche per il ruolo della statistica, no? che ha e può avere. È interessante vedere come, mentre probabilmente in passato questo era un tema che interessava appunto chi si occupava di statistica, gli istituti nazionali di statistica, e adesso non è più così. Non è più così proprio perché, l'abbiamo detto, ci sono un sacco di soggetti che sia nell'ambito pubblico sia nell'ambito privato che gestiscono grandi moli di dati. E tu grandi moli di dati, se non hai delle ontologie, non hai delle definizioni comuni, non li puoi utilizzare a pieno. Mi veniva in mente un po', non so se vi ricordate quel vecchio spot di uno pneumatico che diceva che la potenza è nulla senza controllo. Bene, grandi moli, parafrasando, si potrebbe dire che grandi moli di dati sono nulla senza ontologie. Quindi questo vale, è sempre valso per l'Istat, che è un istituto che produce informazione statistica, ma vale anche per adesso, per tutta la pubblica, sicuramente per tutta la pubblica amministrazione e anche per i privati. Diceva prima Giorgio, faceva riferimento alla nostra collaborazione su questo col Digital Team, credo che abbiamo pubblicato qualche giorno fa, è proprio recentissima, la pubblicazione di ontologie alle quali abbiamo lavorato insieme. Ecco, questo è un esempio di partnership che produce un risultato molto concreto, molto tangibile, e che ha una applicazione su uno spettro larghissimo. Io parlando con dei colleghi l'altro giorno, parlando di questi argomenti, qualcuno mi faceva l'esempio dei numeri civici, che possono sembrare una cosa banale, e invece pure quelli presentano una serie di complessità che tu dici, vabbè, un numero civico, no? Non è così. Tu c'hai il numero, c'hai i colori. Io in alcune città in Italia il rosso indica le attività commerciali, il nero quelle residenziali. Allora, se tu non ti metti d'accordo su come classificarli, su quali ontologie utilizzare, su quali definizioni dare, te fermi subito il numero civico, non serve che vai più in là. Quindi questo dà l'idea della centralità e dell'importanza della collaborazione sull'individuazione di ontologie condivise, e dà l'idea anche, e torno un attimo, faccio un attimo un passo indietro, quando parlavo dell'interesse dei privati, che i privati potrebbero avere a condividere moli di dati, condividere dati con chi queste cose le fa, le ha sempre fatte e le sa fare, e dà un'accessibilità ai loro stessi dati, un'interoperabilità dei loro stessi dati superiore a quella che chi non opera in questo mondo riesce a ottenere. Quindi standardizzazione fondamentale, definizioni fondamentali, partnership fondamentali e ruolo della statistica. Io su questo vorrei fare soltanto due accenni. Uno è proprio questo che deriva dalle ontologie, l'esempio delle ontologie, cioè la possibilità che la statistica ha di esportare il suo know-how anche ad altri contesti. Un ruolo quasi maieutico, no? Ma comunque di guida nella risoluzione di problemi che diventano problemi che travalicano i confini originari, travalicano i confini della statistica e impattano pesantemente nelle attività delle pubbliche amministrazioni e anche in attività commerciali, in attività private. L'altro elemento è legato a un dato che leggevo l'altro giorno sul fatto che nel 2017 gli investimenti delle aziende, delle imprese in data analytics e business intelligence sono ammontati nel 2017 a 1 miliardo e 100 milioni, molto più che nel 2016, in costante crescita. Ecco,
Io credo che le competenze che si sviluppano all'interno di un istituto di statistica come l'Istat, e torno all'esempio già fatto sul laboratorio per l'innovazione, ma a questo punto ci si può aggiungere anche la ricerca metodologica, la ricerca tematica, a cui prima ho fatto appena un cenno, sono senz'altro da esportare. Quindi il ruolo della statistica, secondo me, al di là naturalmente della sua funzione fondamentale, no? Che è quella di dare elementi conoscitivi ai decisori pubblici, di dare elementi per una buona informazione agli organi di informazione, a quella di consentire ai cittadini di avere elementi e strumenti per vivere consapevolmente le proprie comunità, però può avere anche questo ruolo di traino, questo ruolo di per lo sviluppo, questo ruolo di trasferimento di know-how all'interno di contesti che sempre di più vengono interessati su tematiche, su problematiche che in passato erano forse più proprie di ambiti più ristretti e più circoscritti. Dopodiché poi torniamo sempre là, noi abbiamo anche un ruolo importante in termini di trasparenza, in termini di agire etico, ci torno, perché secondo me quello lì è un punto molto importante. Noi, come diceva una collega parlando l'altro giorno di questi temi, dichiariamo espressamente gli ingredienti delle nostre ricette, noi i nostri algoritmi sono noti, non altrettanto quelli di altri. Ecco, io credo che da questo punto di vista una pubblica amministrazione come l'Istat, in un campo così delicato come il maneggio e la gestione di dati delicati, di dati spesso sensibili, sia anche quello di essere capace di farlo in trasparenza, di farlo con chiarezza, nell'interesse della collettività, nell'interesse anche di una modalità di agire che dovrebbe essere estesa anche al di fuori dei confini di un servizio pubblico. Grazie molte Valerio, do la parola a Diego. Interessante secondo me partire da un'esperienza personale con io prima di venire a fare questa incredibile esperienza nel pubblico ho lavorato in un'azienda che si chiama Amazon, e il problema del dare lo stesso significato, cioè di dare lo stesso termine a parole con lo stesso significato, che poi il problema di catalogo che contiene milioni di item, era un problema che abbiamo cominciato a affrontare dal 98-99. Partendo con i libri, di fatto il problema non si è posto, perché c'è il libro, è quel prodotto che ha sempre avuto un codice, un unique code, code identity, che è l'ISBN, e quindi il problema non si è mai posto. Però entri poi in prodotti come l'abbigliamento, dove di standard non c'è assolutamente nulla. Ecco, quindi dove voglio arrivare come punto? Che uno, il problema delle ontologie, o comunque delle comuni definizioni di cose che possono essere definite in modo diverso, è un problema che fortunatamente la tecnologia ci aiuterà sempre più a risolvere. Quindi siamo passati da una gestione di pulizia manuale del catalogo, dove letteralmente avevamo centinaia di persone che pulivano il catalogo, a risolvere il problema tecnologicamente e grazie al machine learning. Sto parlando di 7-8 anni fa, quindi quando di machine learning nessuno parlava ancora, si è incominciato a risolvere il problema di come in genere si definisce una cosa, e la macchina lo impara nel tempo. Quindi si tratta anche di applicare alle definizioni nuove tecnologie come machine learning, quindi tiro fuori la mitica parola intelligenza artificiale, però specificatamente stiamo parlando di machine learning, e questo è un problema di intelligenza artificiale. Quindi si tratta di avere una focalizzazione totalmente monotematica sulla risoluzione di questo problema e applicare algoritmi e codici di intelligenza artificiale per risolvere questo problema. E di fatto qua siamo in una situazione in cui questo sarà sempre più facile, perché ci saranno sempre più skill. L'importante è tirarli dentro nella pubblica amministrazione, questi skill. Torniamo al problema principale. Per quanto riguarda, siccome è la prima volta che io partecipo a un convegno di statistica, mi sento un po' anche... Tra l'altro noi due ci stiamo sentendo come gli studenti e voi come i professori lì, quindi ci sentiamo un po' giudicati da questo punto di vista.
E con piacere, tra l'altro, mi ricordo quando ho fatto la Bocconi, ho fatto statistica 1, statistica 2, econometria, le ho fatte tutte, eh? Le ho fatte assolutamente tutte. Allora computer science si chiamava calcolo automatico, ho fatto anche calcolo automatico da questo punto di vista. Mi è piaciuta la definizione di che vorrei applicare, così come si è creato l'Ente Nazionale di Statistica, secondo me noi dobbiamo arrivare a creare, che potrebbe essere una propagine, l'Ente Nazionale dei Big Data. Questo è dei big data, quindi sostanzialmente, e con Giorgio ne abbiamo parlato nel tempo, si tratta di, tra l'altro penso che la Norvegia abbia fatto un esperimento del genere, o comunque stia facendo una cosa simile, e quindi secondo me la funzione della statistica è anche quello di evolversi in maniera tale da poter offrire dei servizi, e qua stiamo parlando al cittadino in questo caso, alle pubbliche amministrazioni, che sì sono legate al concetto di trasparenza, si sono legato al concetto di educazione, cioè uno dei compiti dell'Istat è anche proprio l'educazione all'utilizzo dei dati in maniera molto molto forte, ma anche dimostrare che è un ente che si riesce a trasformare nel tempo e utilizzare le nuove tecnologie e non essere più semplicemente l'ente che lavora sui campioni, ma che lavora sui samples, ma che lavora sui censimenti, ma lavora anche sull'utilizzo delle nuove tecnologie per affinarsi da questa direzione. Tra l'altro una delle cose che ci tenevo a dire, tangenziale a questo, uno degli ottimi lavori che abbiamo fatto con Istat è all'interno di questo progetto che il team sta portando avanti adesso, direi proprio con successo, che si chiama Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, NPR. Istat si è integrato, sta concludendo l'integrazione con NPR, per cui ad esempio la comunicazione dei dati per il censimento, che ogni anno i comuni vedono come un'incombenza pazzesca, è risolta automaticamente dalla tecnologia, un'unica base dove si condividono i dati. Grazie Diego, poi nella chiusura magari... ci dai un voto, possiamo rifiutare il voto o non? Prevista un'altra sessione però. Non è ancora finito il gioco. Si fa la fine quella domanda. Emanuele. Se Diego è studente, io sono studente ripetente perché torno sempre ad Istat in un modo o nell'altro e quindi insomma sono diciamo da tenere più sott'occhio per la performance. Un paio di cose aggiuntive perché sui modelli, le ontologie e i metadati sicuramente il contributo della statistica alla causa comune diciamo per l'uso dei dati per le modalità, per le finalità che abbiamo esposto è importante. Però io aggiungerei altre due cose. La prima sui metodi, e questo tradisce forse un po' il background statistico. Credo che sulla parte metodologica ci sia molto che gli statistici possono dire sul fine tuning della qualità dei modelli che vengono utilizzati. Spesso le tecnologie di data analytics basate su machine learning hanno una serie di parametri e ipotesi implicite alla base, condizioni di partenza, condizioni di convergenza, eccetera, eccetera. Avere sempre più rigore, unito alla trasparenza di cui parlava Valerio, sulle metodologie, farà anche in modo che a mano che queste soluzioni tecnologiche saranno sempre più parte dei processi decisionali automatizzati, ci sia anche più trust e confidence da parte di chi li utilizza, perché la tipica, il tipico dubbio che viene sempre quando si parla di smart government, introduzione di tecniche di artificial intelligence, di processi decisionali, smart contracts, eccetera, è che questa è una black box, non sappiamo quello che succede dentro. Allora, credo che il contributo proprio a definire la qualità dei modelli che vengono utilizzati a mano che si va avanti nella analisi dei dati con diciamo tecniche più strutturate, possa venire anche dal mondo della statistica, dove chiaramente però c'è bisogno anche di un'evoluzione dal mondo diciamo della statistica campionaria ad un mondo appunto che è quello della statistica nell'epoca dei computer, per citare il titolo di un libro recente di uno statistico americano. E proprio per dare due applicazioni concrete, dov'è che può esserci ad esempio diciamo valore aggiunto? Quando il governo neozelandese ha chiesto o ha
chiesto in giro chi poteva fare l'integrazione di tutte le basi date amministrative in un mondo in cui non ci sono gli identificativi e qui bisognava fare statistical matching per ricostruire i record individuali di tutti questi dati amministrativi, ha chiesto all'Istat neozelandese di fare, cioè all'Istituto di Statistica neozelandese di fare questa cosa perché erano portatori e sono portatori di metodiche consolidate. È un esempio, ma per dire che è molto importante per un tema che abbiamo sottolineato, quello dell'integrazione. Un altro ambito, e so che questo sarà trattato nella conferenza, quindi lo cito solo per rafforzare la scelta dell'Istat sul fatto che questo è importante, è tutto il mondo di privacy preserving computation, quindi la capacità di fare integrazione tra archivi attraverso computazione sostanzialmente però che lascia, diciamo, che non fa vedere i dati sottostanti ai diversi partner. Questo ad esempio può facilitare l'integrazione dei dati qualora dati non possano per motivi legali lasciare come dire, le sedi fisiche entro i quali sono localizzate, perché ci sono dei, appunto, degli aspetti legali che possono condurre a questo tipo di limitazioni. Questi sono ambiti nei quali una collaborazione stretta tra il mondo della statistica ufficiale, dove ci sono tante competenze, e diciamo altri mondi che stanno evolvendo nell'ambito della data science è sicuramente importante. Credo gli statistici possano portare rigore in termini della qualità degli approcci per la selezione dei modelli, eccetera eccetera. E l'ultimo punto che volevo citare è banale se volete, ma nel mondo, diciamo, delle policy si continuano a usare un sacco gli indicatori, che non saranno il modo migliore per misurare l'impatto delle politiche, perché lo sappiamo bene, però tuttora continuiamo a usare tantissimi indicatori come sintesi della evoluzione dei fenomeni e talvolta anche del successo o meno delle politiche, dei programmi, eccetera eccetera. E di nuovo questo è un ambito nel quale già la statistica e l'Istat in particolare in Italia è molto attivo. Il Presidente citava nella sua relazione d'apertura gli SDGs, il monitoraggio degli SDGs che verrà presentato in questa sede, ma ecco, credo che questo ad esempio per quanto riguarda il lavoro che facciamo nella Commissione Europea, dove stiamo realizzando un sistema di indicatori per la valutazione degli effetti e degli impatti del bilancio dell'Unione Europea nel contesto del nuovo bilancio pluriennale che stiamo elaborando, ecco, la collaborazione con Eurostat in quel contesto è quanto mai necessaria e già attivata, devo dire, per cui questo è un altro ambito e ruolo in cui gli statistici sono attivi. E concludo dicendo che ovviamente questi sono servizi che la statistica offre e che portano la statistica a muoversi anche un po' al di fuori dei confini tradizionali. Qui abbiamo alcuni istituti di statistica in Olanda, in Canada e altrove che stanno valutando anche come questo diciamo, domanda di servizi che vanno al di fuori della produzione statistica ma sono connessi alle capabilities che gli statistici hanno, quindi offrire la statistica come servizio verso altri poi possa comportare delle implicazioni anche dal punto di vista organizzativo, di missione, eccetera. Grazie Emanuele. Abbiamo qualche minuto per qualche considerazione finale. Devo dire di questa tavola rotonda che a mio avviso è stata ricca di temi, interessante come ci aspettavamo tutti. Abbiamo ben compreso che il valore non è un ambiente di tanti dati, ma che per dargli valore e riuscire peraltro poi a costruirlo è fondamentale avere degli strumenti di lettura, quindi abbiamo insistito su questa questione della condivisione di standard, di capacità di lettura, tema delle ontologie. Ad esempio, è bene, ha fatto Emanuele, a ricordare anche un altro elemento, che è quello della qualità. Quindi questi ambienti di dati hanno valore non solo se questi dati hanno un significato preciso, noto e ci consentono quindi di poterli leggere bene, ma anche se hanno la documentazione necessaria per poterne valutare la qualità. E allora anche qui l'Istat, che è un possessore di dati, già un ruolo di acquisizione, rilascio di dati e una grande esperienza sul fronte degli standard, può dare il suo contributo sulla qualità, che però non va visto come quello di una certificazione della qualità, di qualcuno che sbarra la strada rispetto alle nuove fonti o che ha bisogno di tanto tempo prima di poterle validare, ma bisogna pensare di innescare dei processi in grado di migliorare la qualità dei dati fin dalla loro ideazione, acquisizione, eccetera. Diciamo, quindi la questione della qualità va affrontata in termini non di bollini, ma in termini di processi in grado di migliorare la qualità dei dati e della loro utilizzazione. Quindi il fronte
dei metodi è un tema importante, ma non soltanto. Quindi il tema qualità sicuramente è rilevante, e delle volte è anche un altro modo per frapporre ostacoli, no? Tipicamente gli ostacoli rispetto a questi progetti sono da una parte la proprietà dei dati, ma poi anche però poi i dati non hanno la qualità, sono diversi, eccetera. Quindi sul fronte della qualità c'è da fare un'altra azione importante, sicuramente l'Istat e in generale la statistica ufficiale può dare il suo contributo. Certo, insomma, questa idea di fondo è molto vicina al lavoro che noi stiamo facendo e anche per questo poi abbiamo condiviso da tempo delle sperimentazioni, eccetera. Diciamo, questa idea del data lake, dei dati pubblici e del nostro sistema integrato dei registri hanno una logica in comune, insomma, le attenzioni e il valore che gli diamo sono molto simili, quindi io credo che non sia un caso che stiamo collaborando e c'è un interesse dei nostri ricercatori a continuare a farlo. E su questo volevo, nella interoperabilità c'è anche l'interoperabilità delle competenze, delle persone. Allora qui abbiamo Emanuele Baldacci che è un esempio fantastico, diciamo, di interoperabilità, perché poi avete visto che ci ha fatto un'analisi nitida, diciamo, no? di dove sta, di quello che c'è da fare in Commissione Europea, naturalmente provenendo da un'esperienza diversa, ma connessa come quella all'istituzione statistica Eurostat. No? Quindi è una dimostrazione che poi uno dei valori che abbiamo è proprio quello poi che queste competenze, queste risorse umane abbiano un dinamismo e riescano a esprimersi in ambienti diversi, eccetera. Quindi c'è anche il tema di condividere risorse umane e competenze, è un tema importante. E questo, Diego, è un altro dei grandi limiti della nostra pubblica amministrazione, il fatto che le persone nascono e finiscono a lavorare in ambienti che sono, diciamo, angusti, che sono prefissati, che sono sempre gli stessi e così via. Quindi, diciamo, anche il fatto di riuscire a promuovere tramite le collaborazioni, ma sarebbe bello anche con scambi programmati, eccetera, le risorse umane sarebbe, certo, importante. E qui volevo sottolineare il fatto che, per esempio, noi con il team digitale come Istat collaboriamo e non abbiamo accordi, perché c'è il valore della crescita professionale e del bello della ricerca, della sperimentazione fra soggetti con competenze. E questo è un bel esempio, insomma, no? Di come poi si riesce a collaborare, andare avanti, eccetera, anche senza, diciamo, formalizzazioni, ma soltanto proprio perché c'è una condivisione di un'idea di fondo, eccetera. Naturalmente noi dobbiamo sentire tutti la necessità di riuscire a rendere solide, stabili questo tipo di partnership e rimane. Però, insomma, volevo sottolineare anche questo esempio di percorso in comune a fronte di un interesse specifico legato alla ricerca che fa parte del mandato che poi come istituto abbiamo. Ecco, direi che possiamo quindi concludere la nostra sessione. Ringrazio. Giorgio, io avevo un commento, certo, finalissimo da fare. Sì. Tu hai detto sulla parte educazione e può sembrare faceto, ma di fatto non è. Secondo me uno dei compiti anche dell'Istat potrebbe essere quello di far sì che tutti i politici che occupano un posto di responsabilità in Parlamento, di ministri, eccetera, capiscano la differenza tra causalità e correlazione, capiscono media, mediana e deviazione standard. Per decidere bisogna capire questi 5 concetti di base. Secondo me ci potreste aiutare. Io mi accontenterei di non sentire il pollo di Trilus per un po' di tempo. Seriamente. No, insomma, anche stamattina abbiamo enfatizzato questo, è un elemento fondamentale. Poi queste cose funzionano se si sviluppano queste competenze minime sul valore dei dati, e quindi non bisogna scappare dai dati e quindi conoscere qualche fondamento essenziale. Grazie a tutti.